Buongiorno a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo. Sono le 8:30 del terzo giorno. Siamo svegliati per andare a prendere la macchina all'aeroporto, perché ce ne andiamo. Da Malaga raggiungeremo Granada. Ci fermeremo a Nerja a vedere qualcosa. Vedrete durante il corso di questo video. APS, Martina dorme mezz'ora in più e poi sistema le cose, quindi per ora non c'è. I could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. Vale, la política de combustible es pieno pieno, vale. Deja una garantía con la tarjeta de 150 euros para estar seguro que lo devuelve. Ok, that's it, thank you. Thank grazie. Boh. Non sappiamo di preciso cosa è successo, lo scopriremo strada facendo. E va bene, prendiamo la macchina. Siamo arrivati alla tappa, le grotte di Nerja. Praticamente funziona che si prendono i biglietti, sono visite guidate obbligatorie. Cioè non sono guidate, c'è l'audioguida. Sì. Però è obbligatorio avere l'ora di ingresso, che sarà per noi alle 5:30. E sono meno delle due, quindi si va a pranzo e si cazzeggia un po'. Piccolo montaggio di cosa facciamo nel frattempo e poi ci vediamo nelle grotte. Bene, abbiamo mangiato, abbiamo speso meno di 10 euro a testa. Adesso siamo qui nel parcheggio delle grotte, guardando giù verso il mare. Lì giù c'è Nerja. E dobbiamo aspettare ancora due ore. Sì, quasi due ore, quindi boh, non sappiamo bene cosa fare. È bello vedere i video in questi casi, è molto bello vedere i video. 2 hours later. Queste grotte sono state scoperte nel 1959 da tre ragazzi incuriositi da una spaccatura nel terreno. Incredibilmente grandi e spettacolari, le grotte sono lunghe 4823 metri. In una delle sale, quella detta del cataclisma, si trova la colonna basaltica più alta del mondo. Formata da stalattiti e stalagmiti unite tra loro, è alta ben 32 metri. Ed eccoci qua, fuori, liberi e felici. Fa caldissimo. Purtroppo. Comunque, boh, è stato molto carino. Soprattutto sì. La colonna era veramente enorme, ragazzi. Sì, l'unica cosa è che l'audioguida era un po' noiosa, perché ti diceva tutto quello che c'è da sapere sulle pitture rupestri, che non te le fanno vedere. Cioè, non te ne fanno vedere neanche una, ma ti dicono tutto, te le descrivono per primo, per segno. Cioè, non è uguale descriverle bene e vederle. Vabbè. Quindi cercate le foto su internet delle pitture rupestri di Nerja. E noi proseguiamo il nostro long way to Granada, perché arriveremo in meno di un'ora. Ci vediamo lì, così facciamo vedere anche dove stiamo.
qua, questo è l'ostello, per così dire, perché guardate le camere, sono tutte doppie, la tripla di Claudia, Marco e Silvia, che è all'inizio e... C'è il bagno, c'è la televisione, hai c'è visto? Tutto. Hai visto che vista che c'è dal balcone di Claudia, Marco e Silvia? Questa è la cosa più bella, adesso vi faccio vedere di là, perché è veramente la cosa più bella di tutte. Tre rampe di scale, non so se l'ho detto, senza ascensore, però vabbè, chi se ne... E... Tanto infatti, non l'ho portato io. Va bene, e noi ci vediamo domani col video della Alhambra. Stay tuned perché sarà muy fantastico. Caliente. Scusa se poco.